Torna Reccio si anima con l'Open Day, un evento che ritorna a vivere dopo 2 anni di pausa a cura dell'apicoltura Luca Finocchio. 2 giornate dedicate alla cultura del miele e alla scoperta dei suoi segreti. Un porte aperte di 2 giorni per conoscere l'affascinante mondo delle api e del miele, con l'opportunità di assistere al processo di smielatura e di degustare tante diverse tipologie di miele. Animazione per bambini, show cooking, laboratori didattici e tanta, tantissima dolcezza. Ed ecco noi Luca Finocchio, titolare dell'apicoltura Luca Finocchio, Open Day, un evento molto importante per avvicinare le persone alla cultura del miele. Sì, ecco, facciamo questi eventi proprio per portare la gente in azienda e far capire come lavoriamo, assaggiare i prodotti, sia il miele, perché ne produciamo circa 14 tipi, e anche altri prodotti che facciamo con il miele, tra miele e altri prodotti con il miele, ne sono circa 24-25 prodotti. Così da vicino si assaggia, si degusta e ognuno poi può scegliere quello che piace di più, ma anche per vedere la smielatura come un lavoro molto semplice. È quello che dico sempre: noi cerchiamo di non rovinare quello che le api fanno. Facciamo l'essenziale, togliamo il miele, estraiamo il miele dal favo, lo mettiamo nel vasetto per portarlo sulla tavola. Un lavoro molto semplice, così si può vedere da vicino queste lavorazioni. E sono tante le iniziative che avete organizzato, ad esempio ci sono anche tante iniziative per i più piccini, degustazioni, come lei diceva, smielatura, insomma davvero un grande lavoro per far capire anche l'importanza del lavoro degli apicoltori. Sì, ecco, l'abbinamento col miele in cucina, ecco, c'è la scuola alberghiera che sta facendo questi abbinamenti, che il miele in cucina si adopera parecchio. Nel Medioevo era uno degli ingredienti principali della cucina, adesso un po' si sta tornando, proprio per vederlo da vicino. Ecco, c'è poi l'animatrice per i bambini che dipinge un po' i bambini, le api sul volto, oppure fa la candelina di cera, insomma anche per i bambini, ecco, vedere da vicino le api è una bella manifestazione, ecco, cerchiamo di fare sempre il meglio. Luca, lei svolge il lavoro da apicoltore da sempre, forse fin da quando era bambino, da quando era piccino, ma perché è tanto importante il ruolo dell'apicoltore nella preservazione anche delle specie, compresa quella umana? Sì, ecco, l'apicoltore, il lavoro dell'apicoltore è un lavoro molto importante. Io ti faccio tante volte delle domande: le api che cosa fanno? Tutti rispondono: fa il miele, pappa reale, polline e altro. Ma invece quello è solo il 13% del lavoro dell'ape, perché l'ape, la maggior parte, è per l'impollinazione. Ecco, se non ci sarebbero le api, probabilmente ci sarebbe un ambiente deserto come ambiente. Ma Einstein diceva: 4 anni senza le api finisce il mondo. Ma vediamo in Cina, dove nel periodo attuale, dove ci sono frutteti che le persone vanno a impollinare. Pensate, solo una cosa del genere, se viene da noi qua, che quanto costa 1 chilo di frutta. Perciò mangiate il miele, mangiate quello italiano e soprattutto quello di apicoltura Luca Finocchio, perché noi, se abbiamo le api, dobbiamo vendere il miele. Se non vendiamo il miele, non abbiamo le api, e l'ambiente senza api diventa un deserto. Open Day, un evento bellissimo che torna a splendere dopo 2 anni di fermo, un evento che mette in evidenza le tante proprietà del miele, che fa cultura anche in questa direzione, ma dà anche la possibilità alle persone di scoprire le tante tipologie che questa azienda produce. Sì, assolutamente, siamo molto orgogliosi della riuscita di questo evento. Torniamo dopo 2 anni di fermo, appunto, per appunto accogliere i nostri consumatori e chi vuole avvicinarsi al mondo delle api e del miele. E la novità di quest'anno è quella che, insomma, c'è una bellissima animatrice, oltre a fare laboratori didattici inerenti al mondo delle api e del miele, realizza anche dei fantastici trucca bimbi e dei palloncini, e inoltre la collaborazione con Lady Chef Abruzzo, che ci sta deliziando con cocktail e preparazioni a base
di sia salate che dolci, sempre a base con i nostri prodotti di miele. Ci sono i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Fratelli di Cecco di Pescara e quindi diciamo cerchiamo sempre di innovare, introdurre cose nuove per appunto far scoprire questo fantastico mondo. Sicuramente il nostro obiettivo è quello anche di fare cultura e andare oltre all'utilizzo del miele per il malanno di stagione. Sicuramente questo periodo è essenziale, ma possiamo andare oltre, possiamo utilizzarlo non solo sui formaggi, ma proprio in cucina, a colazione, con un'insalata, quindi è veramente un vero e proprio alimento che può essere presente sulla nostra tavola da colazione a cena. Non solo, è anche un'idea regalo perfetta visto che si avvicinano le festività di Natale e questa azienda prepara tante idee regalo sfiziose da poter utilizzare per le imminenti festività. Assolutamente, prepariamo dei cesi, delle box personalizzate, vabbè, ci sono molte già esposte, ma ovviamente a seconda delle proprie esigenze possiamo personalizzarle. La bellezza è proprio che oltre al miele ci sono tanti prodotti a base di miele, dalle grappe, i cioccolatini, i torroni, la birra, l'aceto, l'infuso, le caramelle, davvero un mondo fantastico. Quindi se volete stupire proprio i vostri familiari, i vostri amici e quindi, come dire, regalare un pensiero dolce ma anche originale, siete nel posto giusto, quindi assolutamente per evitare regali troppo convenzionali diciamo abbiamo preparato queste box che continueremo a preparare fino al 24 dicembre, quindi continueremo ad accogliere i nostri clienti anche nelle festività, saremo aperti queste di Natale appunto per poter accogliere sempre più persone. Anche perché il miele è la base di molti piatti tipici, se pensiamo ad esempio ai cagionetti, poi in ogni luogo d'Abruzzo si chiamano in maniera diversa, il miele è un ingrediente indispensabile per queste ricette. Sì, sì, assolutamente, tantissime ricette, non so, qualcuno già fa la famosa cicerchiata che è inerente a Carnevale, ma la fa già nel periodo natalizio, quindi davvero nel mondo dolciario è essenziale, ma ripeto, si può andare anche sul salato, basta la vostra fantasia. Poi ecco, regalare magari non solo diciamo un prodotto, poi che ha anche una scadenza lunga, anche se il miele fondamentalmente non scade, ma quindi non è il solito prodotto che dopo le festività insomma deve essere consumato, quindi diciamo è proprio un'idea originale. Una cosa molto interessante è notare il successo che questo alimento, anche questo evento, ha riscosso tra i più piccini. Sì, assolutamente, siamo molto felici di questo perché insomma il fatto che il nostro prodotto viene consumato molto dai bambini ci spinge a fare sempre meglio, a cercare costantemente e quotidianamente la qualità, che poi appunto ci sentiamo responsabili perché appunto viene consumato molto dai più piccini. I più piccini poi in questo mondo si divertono, si incuriosiscono, le api, la perugina, i fuchi, ecco, la candela di cera, quindi davvero si può spaziare, anche perché noi siamo una fattoria didattica, quindi siamo molto esperti sotto questo punto di vista. Il miele Luca Finocchio viene prodotto all'insegna della totale sostenibilità e per questo è anche un miele pluripremiato. Sì, assolutamente, noi siamo circa 20 anni che riceviamo importanti premi sia in Italia che all'estero, diciamo tra i più importanti, gli ultimi ci sono le medaglie d'oro e d'argento a Dubai, gli Oscar d'oro e d'argento a New York, le medaglie d'oro e di platino a Londra, Singapore, miglior miele d'Italia, insomma cerchiamo appunto questi premi, ci danno un senso di responsabilità ancora maggiore di produrre sempre un prodotto di qualità. Valentina Parlione, docente di lettere dell'Istituto Alberghiero di Pescara, presente qui presso l'apicoltura Luca Finocchio per preparare tante delizie con questo miele. Ma quanto è importante una materia prima di qualità? È importantissima nella misura in cui noi, particolarmente negli ultimi anni, siamo attentissimi nella nostra scuola a sensibilizzare i ragazzi e anche le loro famiglie al tema della sostenibilità. Quindi qualità significa anche, ad esempio, filiera corta, chilometro zero, attenzione all'ecologia, un'economia che comunque non sia considerata come una rapina, ma una tutela della natura e dell'ambiente. E in questo senso noi abbiamo proprio costruito un'unità didattica di apprendimento
evento nella nostra scuola in cui abbiamo coinvolto tutte e tre le classi di pasticceria, terza, quarta e quinta ENOF dell'Istituto Alberghiero, e in cui era prevista una visita proprio sul territorio, in questa azienda che appunto si muove con l'economia sostenibile, perché è nell'interesse dell'azienda Luca Finocchio che le api siano bene e la natura continui appunto a conservare la propria armonia. E quando siamo venuti a visitare l'azienda si è creato questo, diciamo, dolce sodalizio con la signora Fabiana, col papà Luca, e ci hanno invitati poi a partecipare a questa manifestazione, questo Open Day, nel quale appunto poi abbiamo unito anche la Lady Chef Abruzzo con la professoressa Liberati, che è appunto loro docente di enogastronomia nonché coordinatrice del Lady Chef Abruzzo. Quindi questa mattina abbiamo appunto portato all'assaggio, diciamo, di tutti i visitatori queste ricette che stiamo ancora realizzando e che anche oggi pomeriggio continueranno a più portate. Gretel Di Cecco, alunna dell'Ipsar De Cecco di Pescara, che ha vissuto un'esperienza davvero molto, molto intensa qui presso questa azienda. Ce la vuoi raccontare? Allora, abbiamo partecipato la prima volta e siamo venuti a assistere allo smielamento del miele, e la signora Fabiana ci ha fatto provare diversi gusti di miele, insomma, e ci sono piaciuti molto e quindi li abbiamo anche comprati. Poi ci hanno chiesto di partecipare all'Open Day e quindi siamo venuti a preparare degli assaggi, insomma, per il pubblico, così che vedessero come il miele potesse stare in diversi cibi e in diverse preparazioni. Ma qual è il gusto che ti piace di più? Quello ai frutti di bosco. Enza Liberati, coordinatrice regionale e area sud, associazione Lady Chef, oggi qui presso l'apicoltura Luca Finocchio, un evento importante per favorire la cultura del miele. Ma cosa hanno fatto le Lady Chef? Le Lady Chef abbiamo preparato, proprio abbiamo inserito il miele in tutte le sue versioni, perché abbiamo trovato una vastità di miele eccellenti, e in pasticceria l'abbiamo utilizzata, quelle che sono le creme, l'abbiamo sostituita a uno zucchero invertito, infatti abbiamo un miele che è sicuramente più naturale ed è eccezionale per quanto riguarda le preparazioni. L'abbiamo inserito anche in cucina, in occasione di Natale abbiamo fatto un tacchino ripieno di castagne con il miele e peperoncino, proprio dargli un tocco di piccantezza, e poi ecco anche nei pan di Spagna, e abbiamo provato a utilizzare tutto questo in maniera vasta. Ecco, oggi siamo qui sia in doppia veste, sia come coordinatrice regionale, ma soprattutto come insegnante dell'Ipsar De Cecco, dove comunque i ragazzi hanno avuto modo di preparare tutte queste piccole leccornie che oggi presentiamo.